Si sono presentati anche i sindacati e l'amministratore della PAP alla conferenza stampa convocata dall'assessore regionale alle politiche del lavoro, Pietro Quaresimale, fatta per chiarire la situazione relativa all'ASP 1 e in particolare al rapporto fra questa, la regione e i lavoratori della mensa della casa di riposo De Benedictis, gestita dalla PAP che da 6 mesi non percepiscono gli stipendi. L'incontro organizzato con la stampa si è trasformato, come facilmente prevedibile vista la presenza di tutte le parti interessate, in un confronto anche duro che si è risolto per il momento con un impegno formale dell'assessore Quaresimale a far sì che gli stipendi arretrati vengano saldati a stretto giro. Vogliamo dare un residuo per coprire queste mensilità di questi dipendenti della PAP, che ne sono circa 24. Siccome ci sono giustamente questi lavoratori che si lamentano, come è giusto che sia, cercheremo di snellire ulteriormente le procedure per dare questa somma, che pare sia di circa 100.000 euro nell'ambito di quel budget che abbiamo, per cercare di soddisfare giustamente le loro giuste pretese. Tra l'altro finalmente è stato fatto un piano industriale che andrà a incidere e a risolvere, speriamo, come mi dice il commissario, la situazione dei debitori di 12 milioni, che consiste nell'adeguamento delle tariffe, nell'accreditamento di nuovi posti e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, che ha una certa rilevanza, quindi sicuramente è importante per cercare di risolvere questa situazione. Vi ricordo infine che chi finanzia l'ASP e i posti letto è l'ASL nell'ambito del budget che gli dà la regione, che paga mensilmente e regolarmente 200.000 euro al mese. Il commissario dell'ASP 1 Roberto Canzio ha parlato del piano di risanamento avviato per far fronte al maxi debito, dall'aggiornamento dei costi ai parametri Istat e l'indizione di gare per i servizi, mensa compresa. Le azioni che noi abbiamo portato avanti in realtà dopo 3 mesi hanno di fatto generato un piano industriale e adesso stiamo portando avanti ciò che era previsto in quel piano industriale. Quel piano industriale ci permetterà già dai prossimi mesi di annunciare il taglio del 50% del debito corrente, che era il grosso problema dell'ASP, perché comunque è un'azienda che perdeva 2 milioni all'anno. Noi nei prossimi mesi annunceremo il taglio della metà già di quella perdita. In più, sul debito che abbiamo trovato di circa 12 milioni di euro, riusciremo a avere un taglio di circa il 40% anche attraverso la vendita degli immobili che noi stiamo portando avanti.